Bentornati su Fuori di Pagina, la nostra sezione incontri è ufficialmente aperta. Esattamente, perché abbiamo parlato nella rassegna stampa culturale, abbiamo detto ci saremmo occupati di libri gialli, saremmo tornati ad occuparci di libri gialli, siamo passati da un omicidio in agrodolce, esatto. Marino Agnola, dedicato appunto a Marco Malvaldi, che racconta un intrigo internazionale. L'enigma della scatola chiusa, diciamolo così, però comunque partendo da un protagonista d'eccezione che è Pellegrino Artusi. Adesso invece... Un'altra protagonista d'eccezione, mi viene da dire. Due protagonisti di eccezione. Eh sì, perché stiamo per parlare dell'Estate di Piera. Esattamente. Edito da Rizzoli, un giallo ambientato a Roma, con protagonista uno dei nomi più importanti per quanto riguarda la scena attoriale, teatrale, cinematografica del nostro paese, Piera degli Esposti, che ha scritto a quattro mani questo romanzo giallo, insieme all'ospite che stiamo per presentarvi. A cui noi diamo subito il benvenuto, si chiama Giampaolo Simi, eccoci qui. Ben trovato. Buon pomeriggio Giampaolo. Buon pomeriggio a voi. Allora, innanzitutto, come si lavora su una storia del genere che parte tra l'altro da uno spettacolo teatrale che si sarebbe dovuto fare, forse non è detto, forse è vero, forse no, forse anche questo è un gioco di finzione nel romanzo, ovvero Piera degli Esposti che si cimenta con un adattamento al femminile del Riccardo III di Shakespeare. Come nasce tutto questo? Beh, è nato da conversazioni con Piera e da quello che è un suo desiderio, che si stava per realizzare alcuni anni fa, cioè di essere la prima donna a impersonare Riccardo III su un palcoscenico. Quindi vuole farlo davvero, non è solo finzione romanzata. Assolutamente no, deriva proprio da una volontà, da un'ossessione anche di Piera degli Esposti che noi abbiamo trasposto nel suo alter ego Piera Drago, che è la protagonista e l'investigatrice del libro. Quando mi ha raccontato di questa sua cosa, mi sembrava una cosa talmente bella, talmente forte, che non volevo rinunciarci per il nostro personaggio. E talmente forte, poi insomma, quando si chiama in causa Shakespeare, insomma, la presenza è sempre inevitabilmente ingombrante. Certo. E Riccardo III è diventato appunto il protagonista ombra, in realtà, di questo romanzo, perché appunto non solo Piera Drago, l'attrice protagonista della storia, è alle prese con questa sua impresa e con questa sua ossessione, ma il Riccardo III diventa il modo attraverso quello spettacolo che sta allestendo, il modo attraverso il quale comunica con l'assassino che gli è pericolosamente vicino fin dall'inizio della storia. E quindi avete deciso di lavorare in binomio, un binomio interessante. Com'è lavorare con Piera degli Esposti, scrivere con Piera degli Esposti? Che passioni soprattutto avete in comune, trattandosi di un noir? No, io ero in soggezione. Poi ho capito che anche lei era in soggezione nei miei confronti, perché ho uno sguardo estremamente analitico, freddo, che è lo sguardo, insomma, anche un po' paranoico dello scrittore noir, ma è normale, diciamo così. Poi non siamo cattivi. E allora, no, abbiamo scoperto in realtà delle belle passioni comuni, come quella per Hitchcock, che è del resto omaggiato in maniera, direi, quasi spudorata nelle nostre prime pagine, ma anche quella per Georges Simenon, quel Simenon anche senza Maigret, insomma, che è uno scrittore di una grandezza, secondo me, difficilmente raggiungibile, ma anche delle passioni più di diverso tipo, come quelle per Achille Campanile, per l'umorismo di Achille Campanile, che fra l'altro, sì, nella biografia di Piera è stato quello che ha tagliato le gambe a Riccardo III, perché, come poi ha raccontato anche lei in qualche intervista, lei stava preparando Riccardo III, ma tramite Maurizio Costanzo incominciò a fare Achille Campanile, e Piera fino a quel momento era stata la grande attrice drammatica del teatro italiano, e scoprì invece una vena
ironica, non diciamo comica, insomma, Achille Campanile è sempre quell'ironia molto di situazione, molto colta, molto raffinata, ebbe talmente successo che a quel punto abbinare di colpo un grande malvagio così cupo come Riccardo III non fu più possibile. Quindi, diciamo, Achille Campanile è riuscito addirittura a tagliare le gambe a uno come Riccardo III, insomma, ce ne voleva. Esatto. Ma vediamo proprio allora a vedere com'è la figura di Riccardo III, perché forse può rivelare davvero dei legami che ci sono tra la dimensione teatrale di quest'opera e ovviamente la sua trasposizione narrativa e i richiami che voi ne fate. Perché appunto è un personaggio in bilico, no? Tra l'invidia e l'ambizione. Frasi di Riccardo sono: ho deciso di fare il delinquente, odiare gli oziosi passatempi di questa nostra età. Se non poi, appunto, quando riesce ad entrare nelle grazie di Lady Anna, dirà: sì, le ho ucciso marito e padre, ma che importa? Quindi c'è questa, in un certo senso, nota comune, che è quella di entrare nel romanzo. Il romanzo gira intorno all'espiazione, perché di fatto il delitto viene subito mascherato, no? Però c'è questo legame forte tra Piero, appunto, sì, e il suo e questo indagato. E quindi è un percorso di espiazione, cioè quale somiglianza c'è tra Riccardo III, la redenzione che compie all'interno dell'opera, e invece la struttura narrativa del vostro romanzo? E mi viene da dire anche proprio tra le due forme espressive, tra il teatro da una parte e la narrazione di fiction di un romanzo dall'altra. Esatto. Ma è chiaro che avendo Piera come coautrice, il teatro sarebbe entrato di prepotenza in questa storia. Inevitabilmente. Chiaro. E ci entra proprio come strumento di indagine, perché Piera non è una signora in giallo, non lavora per deduzioni logiche, o almeno non solo quello, e comunque non è un appartenente alle forze dell'ordine, quindi non è intitolata a un'indagine istituzionale. Lei fa un'indagine psicologica. Lei si vede entrare pochi giorni dopo la sparizione di qualcosa che lei è convinta sia un cadavere in un pozzo di un cortile. Ecco, pochi giorni dopo si vede arrivare in casa qualcuno che lei avverte essere coinvolto da vicino in questo episodio. Lo avverte a livello di sensibilità ancora prima che con la ragione. E è come se, mentre lei sta cercando di entrare nella parte di Riccardo III da donna, da attrice femmina, la vita gli abbia portato in casa un Riccardo III vero. Perché? Perché questa persona, che è un oscuro portaborse di un senatore non particolarmente brillante, insomma, ecco, questo oscuro portaborse che da anni lavora. Appunto, fa il galoppino per uno stipendio da fame, per un parlamentare, della Repubblica, e ha combinato qualcosa di gravissimo, che sulle prime lui ha pensato potesse essere la fine della propria vita. Perché in un B&B sotto casa di Piera, sotto l'appartamento di Piera, è successa una cosa che non doveva succedere. C'era un incontro ad alto tasso erotico che però è andato a finire male. E questo portaborse chiaramente vive i primi giorni schiacciato dal senso di colpa e dall'inevitabile castigo che ne deriverà, perché lui è convinto che la polizia lo troverà e lo porterà in carcere. Questo però non succede. E la trasformazione in Riccardo III, diciamo, di questo personaggio, succede perché si rende conto che questo episodio tremendo, invece che chiudere la propria vita, apre una nuova stagione della propria vita. E a raccontarglielo in qualche maniera è anche Piera, che lo invita a un certo punto alle prove di Riccardo III, in cui questo oscuro portaborse, che si chiama Alessandro Riccomanno, vede come un malvagio, senza pentirsi di niente, senza tornare indietro mai e senza avere il minimo scrupolo, riesce a scalare i gradini del potere fino a prendersi il trono d'Inghilterra. Il nostro portaborse non ambisce al trono d'Inghilterra, però sicuramente ha davanti a sé alcuni traguardi da raggiungere e soprattutto l'idea di scrollarsi di dosso questa vita da eterno galoppino per uno stipendio misero che lo inchioda a Roma da diversi anni,
e da cui è una condizione da cui si vuole affrancare. Ed è incredibile come cominci a farcela, anche con l'aiuto inconsapevole di Piera e di quello che lei gli racconta dell'ascesa di Riccardo III. Ma ecco, appunto, a proposito di ascesa di Riccardo III, è possibile quindi leggerlo al femminile Riccardo III? È un'impresa oppure se ci sono particolari differenze, quali sono? Ma da una parte Riccardo III è stato sempre concepito come il traguardo di qualsiasi grande attore, a partire da Laurence Olivier nella tradizione classica inglese, fino ad arrivare a Benedict Cumberbatch, che l'ha fatto recentemente per una bellissima miniserie BBC inglese. E ve lo consiglio, il monologo L'inverno del nostro scontento da parte di Benedict Cumberbatch è qualcosa che vale la pena di essere visto. Ma poco prima di lui, negli anni 90, Ian McKellen, il nostro amato Gandalf, ha fatto una versione cinematografica meravigliosa e totalmente sovversiva, fra l'altro, del Riccardo III. Quindi Riccardo III è un personaggio maschile che da sempre è considerato proprio il feticcio dell'attorialità al maschile. In Italia l'ha fatto Carmelo Bene, per dirne uno. Quindi che succede? Che dare l'assalto a Riccardo III è dare proprio da una parte l'assalto al ruolo più maschile che ci possa essere, quindi ha una componente politica devastante, secondo me. Chiaro. Dall'altro però è anche vero che Riccardo III innanzitutto siede su un trono molto unisex, che è quello d'Inghilterra, nel senso che alla fine i più grandi sovrani che noi ricordiamo d'Inghilterra, soprattutto negli ultimi secoli, sono donne. Sì, diciamo, infatti lo ammette la tradizione, se vogliamo, politica. Sì, Si sì. chiamano Elisabetta e Vittoria, per dire, no, ecco, quindi è un trono, come dire, a un certo punto, spiegandolo ai ragazzi del teatro con cui sta allestendo questa cosa, Piera dice: per essere un buon re bisogna essere donna e uomo contemporaneamente. Bisogna avere la corona, che è qualcosa che comprende, che accoglie, che riunisce, e lo scettro, che invece è un simbolo evidentemente fallico, aggressivo. Ecco, oltretutto poi Riccardo III è un personaggio un po' sessuato. Perché, lo dice nel suo monologo, non è uno adatto a fare lo sdilinguito bellimbusto di fronte a un'ancheggiante ninfa. No, anche perché fisicamente non potrebbe No, permetterselo, diciamo, decisamente quindi. no. Per i balli, lo vedo poco, poco. Lui è un guerriero, ma è un guerriero asessuato, no, non macio. Non macio appunto perché non è uno alto, 1,90 m, possente. Ma poi perché non prova desiderio verso la componente femminile, neanche verso quella maschile, mi sembra. Cioè, per dire, ecco, comunque è un essere in effetti abbastanza misterioso dal punto di vista sessuale. Quindi questo lo rende, secondo me, plasmabile. Ecco, quando poi lo vai a leggere, perché una donna non può fare Riccardo III? Perché non può fare un malvagio, così irridemibile e così eppure così grande, no? Così famoso. Secondo me, questa idea di Piera contiene in sé una bella riflessione sui temi della parità di genere di cui stiamo parlando molto anche in questi giorni, per fortuna. Sì, sono d'accordo. No, assolutamente, assolutamente sì. Un personaggio, tra l'altro, completamente orientato in base alle proprie ambizioni, ai propri obiettivi, da non avere altre passioni al di fuori di quelle che sono appunto gli obiettivi che vuole raggiungere. Quindi, sì, effettivamente, perfettamente, secondo me, trascrivibile in forma femminile. Tornando al romanzo, Simi, la componente della città di Roma, gioca un ruolo centrale, gioca un ruolo centrale sia per quanto riguarda dove si svolge il fatto, cioè comunque l'omicidio o comunque tutto quello che dà il via poi all'indagine avviene a Piazza Navona, e poi comunque ci sono dei personaggi che risentono.
dell'influsso di questa città, positivo o negativo che sia. Anche il commissario con cui Piera collabora poi nel corso del racconto è un personaggio che vive in modo ambivalente il suo rapporto con la città di Roma. Che tipo di Roma è quella che voi avete raccontato nel romanzo? Sì, soprattutto c'è una sorta di giudizio da parte vostra rispetto alla vostra descrizione e all'ambientazione di questa cornice. Ha fatto una faccia piuttosto perplessa, può anche non esserci, nel senso. No, perché sia io che Piera siamo abbastanza concordi che i giudizi vanno lasciati ai lettori. E quindi, insomma, il buon narratore è un narratore equidistante da tutto, partecipe, ma è equidistante nei confronti di tutti. Quindi non condanna e non assolve nessuno, tantomeno Roma. Roma, a noi sembrava che la Roma delle borgate o delle ex borgate a livello criminale fosse stata molto raccontata, molto bene negli ultimi anni. Allora abbiamo pensato di raccogliere un po' una piccola sfida, di raccontare un delitto nel centro di una Roma, nel centro storico proprio più intimo di Roma, quindi via del Governo Vecchio alle spalle tra Piazza Navona e il Tevere, Sì. che è una Roma affollata continuamente da turisti, da persone in visita di lavoro e da persone che lì lavorano, per esempio, perché appunto il Senato sta giusto a pochi metri. Ecco, una Roma che non è più abitata da romani, o almeno molto, molto ormai residua, che non è, che in cui le piccole botteghe di tappezziere stanno, insomma, resistono, ma magari chiuderanno fra poco, no? Perché, insomma, faccio una cosa che fa l'apericena, alla fine non ci sono più. Allora, era una Roma poco raccontata da un punto di vista giallo, e però è interessante perché è una specie di centrifuga, in cui ogni notte passano nei B&B, negli hotel, nelle varie modi di accommodation più o meno recenti, milioni di persone. E se una ragazza sparisce a un certo punto, in una di queste notti del luglio romano, non è tanto facile capire dove sia finita, dove alloggiasse, perché è vero sì che bisogna registrarsi e tutto quanto, però con tutte queste persone, con questo volume di turisti e persone di passaggio che investono il centro di Roma, è sempre possibile che qualcuno passi qualche notte in un B&B senza venire registrato. E se qualcuno poi sparisce, capire che fine ha fatto e chi è che l'ha vista per l'ultima volta diventa un problema. Quindi Io le chiedo però un piccolo giudizio adesso, cioè secondo lei, le chiedo proprio di sbilanciarsi, però è più una questione dovuta al caos di una grande metropoli che soprattutto nei mesi estivi, pre-Covid ovviamente, vive Beh. un'atmosfera particolare per quanto riguarda la quantità di presenze, o è più dovuta magari invece ad un certo atteggiamento, un certo modo di fare che io conosco bene, perché insomma nato e cresciuto qui, Lo di... volevamo a tutti i costi, comunque, il giudizio. No, è certo, di pigrizia, di ignavia anche di fronte magari a eventi che comunque possono sconvolgere anche quella quotidianità. Ma a me viene in mente che Roma sia eterna, perché alla fine sembra che il tempo passa, ma il tempo non passa mai veramente. Ecco, io quando qualche volta ho la fortuna di avere qualche mezz'ora libera a Roma e farmi una passeggiata in centro, tra i Fori Imperiali e la Suburra c'era un muro, giusto per evitare che gli incendi che scoppiavano nella Suburra non danneggiassero i fori. Ecco, Roma è questa cosa qui, l'alto e il basso, la miseria e la nobiltà, lo sfarzo e la povertà continuamente a contatto. Ed è per questo forse che non si riuscirà mai forse a fare di Roma una bomboniera, no? Un gioiellino completamente, ma non perché sì, gli amministratori ci mettono del suo, gli Forse è bene abitanti ci anche che non mettono lo sia, magari. del loro, Non è. però ecco, questa città in cui è così difficile, è così bella da capire, cioè così bella e così difficile da capire, in cui
Dopo 2 minuti sembra che tu sia sempre stato di Roma. Dovunque Esatto. tu entri, cioè in qualsiasi riunione, in qualsiasi bar, ristorante, tu entri e ti sembra di essere sempre stato lì, ti accolgono come se tu fossi. Però in realtà non sarai mai di Roma, neanche se ci abiti 30-40 anni, come per esempio fa Piera degli Esposti. Roma accoglie tutti, ma alla fine non adotta nessuno, ecco. E questo indipendentemente dai cambiamenti e da un centro storico che è simile ormai a quello di Firenze e di Venezia, cioè diciamo appaltato completamente al turismo. Una crudeltà anche della città, sì, da questo punto di vista Queste forse c'è anche questo. sono note, ormai abbiamo capito, Sì, personali, sì. assolutamente senza nessuna provocazione. Gianpaolo, noi purtroppo adesso siamo in chiusura, però prima di lasciarci volevo chiederle se vi possiamo ritrovare in qualche presentazione, se porterete insomma in dialogo il vostro romanzo Ora che la e fase 3 dove. finalmente, insomma, sembra Sì, se c'è concederlo infatti il almeno. modo di incontrare il pubblico, dei lettori. Ma dunque, per il momento sarò io a andare in giro questa estate calda al posto di Piera e per i primi nuovi incontri della ripartenza sarò un po' in Toscana, poi su in Alto Adige andrò a trovare il nostro Grossmeyer Esatto. che viene da là, esatto, poi sarò in Liguria, sarò a Salerno. E in realtà il nostro grande sogno è di riuscire a fare una cosa proprio a Roma con Piera a settembre, da settembre-ottobre, perché insomma lo volevamo fare prima che tutto questo, tutta l'emergenza Certo. sanitaria scombinasse i piani e abbiamo ancora voglia di farlo e quindi spero che con i primi freschi di poter davvero organizzare assieme a Piera un incontro con i lettori e direi a Roma perché mi sembra proprio, mi sembrerebbe inutile farlo da un'altra parte. Bah, e noi ve lo auguriamo assolutamente. E a questo punto la ringraziamo per essere intervenuto, per averci posto, anche se in differita, in dialogo con il vostro romanzo. Grazie mille, Gianpaolo. Grazie. Grazie a voi. Buon Grazie pomeriggio. Ciao ciao. altrettanto. L'estate di Piera, Giampaolo Simi, Piera degli Esposti, edito da Rizzoli, un giallo ambientato appunto nella città di Roma e insomma avete sentito anche tu, Eccolo qui. eccolo qua, tutti i motivi anche per cui vale la pena approfondirlo nell'attesa magari di vedere Piera degli Esposti cimentarsi con Riccardo Terzo di Shakespeare, perché anche quella è una cosa che a noi non dispiacerebbe, Non Francesco. prende ispirazione però, che ti ho visto molto lanciato Da Piera personalmente. degli Esposti o da Riccardo No, da Terzo? Roma e da Riccardo Ah, Terzo, da Piera degli ok. Esposti e dall'idea del giallo, che noi non seguiremo, No, questo. niente, non, no, no. Fuori di pagina, torna martedì alle 14:30, noi vi ringraziamo tantissimo per averci seguito, a presto e buon pomeriggio. Ciao. Ciao.